Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova parte di Dante's Inferno per PS3. Allora, oramai ci siamo. Siamo oramai giunti alle battute finali, non so bene ancora quanto potrà mancare. Probabilmente un paio di episodi, tre episodi, qualcosa del genere. Comunque, siamo veramente giunti quasi al capolinea del nostro viaggio. Occhio qua, alle ventate, che brutto, mamma mia, le ventate gelide. Scendiamo giù. E vediamo dove siamo giunti. Ah, un po' di arpie per iniziare. Ma ci sta, ci sta, ci sta. Ok, sfanculiamole subito e voilà. Ah, ma proprio tanti ce ne sono. Volete proprio morire male allora? Ditelo allora. Ah, ui, 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 ui. Ok, va bene. Potremmo anche far finta che non sia successo nulla. Teoricamente. Ok, facciamo finta che non sia successo nulla. Ah, tanto avevo detto, è una cosa che non ho fatto, avevo detto che da una parte e l'altra avrei potenziato un pochino Dante. Non l'ho fatto, mi sono dimenticato, perché poi è sempre lo stesso giorno in cui sto registrando e mi sono messo a mangiare pranzo. Ah, ecco, ecco cos'è. Ho capito, c'è il bastardo che soffia. Comunque, dicevo, mi sono messo a mangiare pranzo e poi mi sono dimenticato di fare questa cosa, quindi la potremmo fare tra poco. Ma c'è il bastardo che soffia. Hai capito, hai capito. Ah, c'è questo schifoso lordo che soffia e ci spara male. E morite male. Ok, stiamo attenti. Smettila. Va bene. Cerchiamo di non allontanarci troppo da qua, in modo che quando lui comincerà a soffiare possiamo essere abbastanza al sicuro. Ok? Abbiamo utilizzato l'incantesimo. No! Ma dai, ma Cristo! Ok, stiamo attenti. È veramente bastardo questo pezzo. Veramente bastardo. Perché questi sono tosti da affrontare. Quest'altro soffia male. E non è semplice. Non è semplice. Quindi facciamo attenzione. Cerchiamo di affrontare magari con la croce di Beatrice, che da lontano magari ci aiuta un pochino. Non ci avviciniamo troppo al bordo, perché altrimenti rischiamo di morire veramente male. Ok, tu smettila di soffiare. Grazie. Ora mi posso aggrappare di là? Sì, ma devo aspettare solo che. Ok, no. Posso andare tranquillo. Va bene. Ma non si è aggrappato! Minchia, però, che legnosità! Che legnosità, mamma mia! Ok, per fortuna non dobbiamo riaffrontare l'ondata. Che palle. Ok, scendi giù. Mamma mia. E che cos'è? Distruggiamo questa colonna di ghiaccio. Buono. Una vibrazione veramente violentissima al pad, mamma mia. Ok, scendi giù. Oh, ci agganciamo qui. E certo. Era prevedibilissima questa cosa e io non l'ho evitata. Ok, ora andiamo senza farci seccare male. E via, e siamo a posto. Qua sopra c'è qualcosa? No, niente. Allora continuiamo a discendere. Fa pure freddo qua giù. Come mai? Ma come mai? Siamo nell'inferno. Perché dovrebbe essere tutto ghiacciato? Ok. Bene, tradimento. Occhio che qua. Sembra tutto molto instabile. Parliamo prima con Virgilio e vediamo che cosa ci dice. Per aver tradito l'amore e la fiducia che fe natura al centro dell'universo, sul trono del diavolo in persona, ogni traditor eternamente si consuma. Cosa genera questo vento gelido? Ecco, infine dite, l'imperador dello doloroso regno. Ed ecco il luogo dove conviene armarti di fortezza. Poeta, parleremo noi ancora? Lanciati nello scontro finale. Non pensare a me. Dovessi vincere, ci rivedremo dall'altra parte ancora. Lanciati in uno scontro finale? Ok, quindi mi fa intuire che ci siamo quasi passati qua. Oddio santo, non ce la farò mai. Bene. Sconto finale? Quindi vuol dire che ci siamo quasi?
Va bene. Ti abbiamo già parlato, basta. Sappiamo già quello che ci devi dire. Ok, allora, passiamo di qua. Questa mi sembra la zona sicura, almeno per il momento. Ok, non di qua. Ok. Si vede un pochino il tratto, però non è così facile da intuire. Ok, in teoria si riesce abbastanza a individuare di qua, vero? C'è tipo un piccolo sentiero che si intravede fra le crepe, però non è semplicissimo. Ok, quindi piuttosto quando troviamo qualcosa che trema, torniamo indietro un secondo. Ok, capiamo fin dove ci possiamo spingere. Ok, qua dovremmo aggirare l'ostacolo. Mamma mia, che ansia. No! Shit, per un pelo. Piano, piano, piano. Spero solo che non arrivino nemici adesso. Perché sennò sarebbe veramente una rovina. Ok, dovremmo passare di qua. Qui, piano. Ok. Qua. Si vede un pochino il sentiero, se ci fate caso. Dalle crepe si vede una specie di stradina che va seguita, però non sempre si capisce bene. Ok. Madonna che ansia sto pezzo. Ok. Non manca molto, però. Oh. Ok. No. Okay. Qua. No, non di qua, non di qua. Voi ti... Madonna. Madonna che stavo morendo male. Ok. Oddio santo. Dunque, qua. Io una salvata ce la butterei. C'è un dannato. Il conte Ugolino, nobile italiano e comandante di marina, schieratosi sia con i Guelfi che con i Ghibellini, passò spesso da una fazione all'altra fino al suo arresto e alla morte per fame. Condanna. Conte Ugolino. Via. Qua una salvata, dite che ci sta? Ci sta, secondo me, perché abbiamo fatto un pezzo non lungo, ma tortuoso. Ok che i checkpoint, i respawn sono sempre molto vicini, quindi non corriamo grossi rischi, però avere un salvataggio legit non è male. Ok, distruggiamo questo. Good. E dove si va? Ok, non so se questa è già la boss fight finale, non ricordo, ma potrebbe essere, ragazzi. Sapete che ridendo e scherzando, secondo me siamo arrivati alla boss fight finale? Secondo me ci siamo arrivati. Ah, ok, devo continuare ad attaccarlo qua così, con la croce di Beatrice. Ho modo di attaccarlo anche diversamente? No. Ok, mi sa che ci stiamo arrivando, eh. Niente, niente, ci siamo arrivati. Ah, cazzo. Bene, qua non so, devo fare tutto con la croce di Beatrice. Non lo so. In realtà gli abbiamo già tolto parecchio. Ma anche lui però vedo che non scherza. Ok, mamma mia. Lucifero di merda. Ok. Colpisce. Tanto prima che arrivo là ci mette un po', quindi conviene colpirlo da lontano. Tanto mezza vita è andata, eh. Chiaramente avendolo messo in modalità facile tutto diventa più semplice, ma a me interessava farvi godere la storia, non tanto i casini e i tormenti. Oh. Muori, cazzus. Tiriamo.
la redenzione. Ok. Vai. Devastation. Devastation. Oh, madonna. Forte. Buono. E sei morto, mi sa, eh. Faccia a faccia, infine. Sei il migliore, Dante. Molti hanno tentato e molti mi hanno deluso. Il coraggioso Ulisse, Alessandro il Grande, Attila, Lancillotto. Solo tu possedevi un'anima tanto nera da liberarmi. Ho dato la mia anima per liberare Beatrice, non te! Pensavi davvero fosse solo per la ragazza? Lei era l'esca! La sua anima è libera ora. Restiamo solo tu e io! Vieni a me, crociato! Vieni! A compiere il tuo destino! Lago Cocito, l'epicità, l'epicità di questa cosa. Ok. Tra l'altro potete vedere che sebbene abbia messo la modalità facile, ma comunque fargli danni non è così semplice. Ok. Ok. Lui dovrebbe partirla particolarmente la croce, in teoria, eh. O no? Teoricamente sì. Oh, oh, questa l'hai sentita, di la verità. Di la verità. Oh, però, attenzione. Ok. Ok. Quando faccio l'attacco con la croce fa questa specie di cosa che non riesco bene a concepire. Ok. No. Cazzo. Va bene che ci fa recuperare anche tanta energia, colpendolo. Che mazzata. Tanto gli posso anche ribattere i colpi al mittente. Probabilmente sì, se riuscissi ad avere il tempismo giusto. Sì, però non ce l'ho quel tempismo lì. Ma magari non è neanche possibile farlo, eh. Butto bastardo qui. Ui, ui. Stai sereno, eh. Vieni qua. Ah, come oso? Ti faccio vedere io. Lucifero, maledetto. Ma pensi veramente che io mi farò sconfiggere da te? Tu sì, lo pensi probabilmente, ma io non te lo permetterò, mi spiace. Sì, questa abilità è veramente devastante. In ogni caso non gli fa neanche mai troppo. Cioè, nonostante sia molto forte, a questo punto del combattimento e del gioco non ha neanche chissà quale effetto, sebbene sia in modalità facile. Quindi questa battaglia qua io la lascio immaginare in modalità cazzuta, eh. Ve la lascio veramente immaginare. Ok. Tutto bastardo tu. Ah. No. Maledetto. Di un Lucifero. Osi attaccare me. Tu. Che hai fatto cose peggiori di me. Io ero al fianco degli angeli. Ero per la ragione e la giustizia. E poi egli vi creò a sua immagine. Voi, creazione imperfetta. E io mi sarei dovuto inchinare a voi. Grazie infinite per aver infranto le catene di Giudecca. Folle, osserva la tua rovina e assisti alla mia fuga nel regno del purgatorio e del paradiso. Dove pensi di andare? Dove pensi di andare? Tu non vai da nessuna parte. Hai capito? Vieni qua. Ok, posso agganciarti ancora? Aspetta. Posso agganciarti? Sì, ok. Forse è l'unico modo per colpirti questo. Bastardo infame di merda. Vieni qua.
dai. Madonna, però è bastardo quando rimane in aria così. Poi mi fa un sacco di da... Porca troia. Ok. Dai, non ti manca molto, però muori. Caspita. Ricordate la ribellione! Cosa stai blaterando? Cosa stai blaterando, Lucifero? Cosa sta facendo? Saremo tutti testimoni della fine dell'universo! Oh. Forse devo fare qualcosa tipo... Cosa devo fare? Si aggrappa ste... Non è molto chiaro ciò che devo fare. Aspetta. Cioè, devo passare tipo da uno all'altro. Ok, così. Però non era molto facile partire. Sì. Buono. Ah, qua parte il quick time event. Per evitare che Lucifero fugga. Dove pensi di andare? Dove pensi di andare? Tu qua devi stare, relegato negli inferi. Boh, esplosione atomica. Aspetta! C'è solo un ultimo... piccolo dettaglio di cui vorrei renderti partecipe. Non può essere... Sei morto, Dante. Non puoi andartene. Nessun'anima può lasciare questo luogo. È proibito da lui. Sono così stanco. Reclamerò il posto che mi spetta di diritto in paradiso. La mia strada sarà lastricata dei peccati dell'uomo. E i tuoi, Dante, faranno da fondamenta al mio ritorno. E ciò che è buono sparirà dall'universo per sempre! Molte anime in questo viaggio. Anime che ho liberato dall'inferno e che insieme hanno ora il potere di liberarmi. Padre, madre, fratelli, assolvetemi! Questo potere, Dante, lo possiamo usare insieme. Tu e io, amico, pensa a cosa possiamo ottenere. Preferisco di no. Dante, posso riunirti alla tua Beatrice. Insieme domineremo i tre regni dell'oltretomba. Non succederà mai.
Dante. Io non morì e non rimasi vivo. Ecco, è sbloccata una nuova modalità, Arena Ponte dell'Inferno. Ora, questo finale io l'ho odiato, perché non si capisce un cazzo, hanno dato adito a pensare che ci sarebbe stato almeno un seguito e non l'hanno fatto, quindi io odio questo finale. Hai sbloccato la difficoltà infernale, hai sbloccato un nuovo costume Dante Crociato, video la creazione del Pargolo, hai sbloccato la modalità Resurrezione, esplori i 9 cerchi dell'inferno con le tue abilità potenziate, e basta. Vuoi salvare la partita? Sì, tra l'altro lui sveglione non aveva mica capito che era morto. Cioè lui era convinto di essere all'inferno in viaggio premio, pagato. No. Ecco, a me questo finale, ok, alla fine è riuscito a redimersi, ha raggiunto Beatrice, Paradiso, tra l'altro un Dante particolarmente nerboruto e dotato fisicamente. Là sotto abbiamo visto un nudo maschile non indifferente. E... però non mi è piaciuto il finale, perché lascia spazio, cioè sarebbe stato bello se avessero poi dato dei seguiti, almeno un seguito. Invece no, ha fatto vedere lui che si strappa la croce dal petto, che si trasforma in un serpente, che sa indicare il male originale, Adamo ed Eva, serpente, eccetera. Quindi fa intendere che c'è ancora qualcosa da spiegare, ma non lo fanno. E questo è odioso. Però... nel complesso il gioco è un grandissimo gioco, si lascia giocare divinamente, tecnicamente, guarda, avete visto i filmati finali, sono da urlo, c'è una tecnica, una grafica eccezionale che fa invidia a alcuni giochi moderni di adesso, di PS4 alcuni, quindi veramente un gran gioco che se avete modo di recuperare, 10 euro si recupera in qualsiasi GameStop, quindi fatelo vostro. Ora noi vediamo tutti i titoli di coda e poi ci salutiamo, voglio solo vedere se mi sblocca qualche cos'altro. Ok, no, non mi dovrebbe sbloccare altro, a quanto pare. Abbiamo delle modalità aggiuntive, effettivamente, adesso. Continuo a scaricarvi, avremo il contenuto di Santa Lucia da fare, però non mi ricordo se... il tormento di Santa Lucia è disponibile ora. Ora, io non ricordo, il tormento di Santa Lucia se l'avevo comprato, se l'avevo giocato tramite il PSN di un amico, non ricordo. Non ricordo proprio, quindi se lo riesco a trovare, che ce l'ho già... tra le cose che ho comprato ve lo gioco volentieri, altrimenti mi sa che devo saltare. Qua non compare in questa lista, qua sono tutti dei pack di anime cazzate a pagamento, mi sembra assurdo usarlo. Contenuti speciali, guardiamo ancora un attimino. Contenuti speciali, abbiamo tutti i concept art di tutti i vari nemici, dei vari boss, molto carini. A proposito di Dante, qui abbiamo tutte le tappe della vita di Dante, quindi dalla nascita alla morte, tutte le varie tappe della sua vita e riconoscimenti, chiaramente. Altro da vedere, i filmati, contenuto scaricabile, questo contenuto scaricabile gioca contenuto scaricabile, non è stato trovato. Potremmo andare a vedere se effettivamente i tormenti di Santa Lucia ce l'ho, io l'ho giocato, mi sembra di averlo comprato io, e però qua non compare, probabilmente l'avevo giocato allora tramite il PSN di un amico. E poi abbiamo le porte dell'inferno. Sconfiggi un altro di avversari nel tempo previsto, si ottengono bonus di tempo completando le ondate, non subendo danni e condannando o assolvendo avversari. Carica la partita per importare statistiche abilità. Quindi, insomma, modalità
ad arene sostanzialmente. E quindi la partita finisce qui. Ora, io spero che questo gameplay vi sia piaciuto. A me rigiocarlo mi ha fatto veramente molto molto piacere. Come sempre, e per l'ultima volta in questo gameplay, vi invito a mettere un bel mi piace, a commentare, a condividere il video se vi va. Da domani, comunque nei prossimi giorni, inizieremo una nuova serie. Non so ancora cosa iniziare perché prossimamente usciranno un po' di titoli tipo Super Mario Odyssey e non so se magari prendermi del tempo, aspettare un attimo per poi iniziare qualcosa del genere o se fare qualcosa nel frattempo. Vedremo, al limite inizio un gioco non troppo lungo, perché poi quando arrivo Super Mario Odyssey vorrò giocare quello a pieno regime e quindi non voglio avere troppi impicci, diciamo. E niente, io vi ringrazio ancora una volta per aver seguito il gameplay, noi ci salutiamo e ci vediamo domani o comunque nei prossimi giorni per l'inizio di una nuova serie. Quindi alla prossima ragazzi. Ciao ciao!